cominceremo la Quaresima. Sarebbe tanto bello che ognuno di noi in questa Quaresima pensasse su questo. Come io mi comporto con la gente? Come è il mio cuore davanti alla gente? Sono un ipocrita che faccio il sorriso e poi da dietro critico e distruggo con la mia lingua? E se noi alla fine della Quaresima saremmo capaci di correggere un po' questo e non andare sempre criticando gli altri da dietro, vi assicuro che la risurrezione di Gesù si vedrebbe ma più bella, più grande fra noi. Padre, è molto difficile, perché a me mi viene criticare gli altri, può dire qualcuno di noi, no? Perché è un'abitudine che il diavolo mette in noi. È vero, non è facile, ma ci sono due medicine che aiutano tanto. Prima di tutto la preghiera. Se a te viene di spellare un altro, criticare un altro, prega per lui, prega per lei. E chiede al Signore di risolvere quel problema. E a te di chiudere la bocca. Primo rimedio è la preghiera. Senza la preghiera non possiamo fare nulla. E secondo c'è un'altra medicina, anche pratica come la preghiera. Quando tu senti la voglia di sparlare di qualcuno, mordete la lingua. Forte, perché così si gonfierà la lingua e non potrai parlare. È una medicina pratica, è molto pratica.